Siamo adesso con Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard. E per certi versi, i pagamenti, digitali sono i protagonisti della trasformazione che abbiamo vissuto in questi mesi. Ci aiuta a capire che cosa, è cambiato? Gli italiani ancora, come dire, non riescono proprio a staccarsi dal contante, è una cosa troppo forte per loro, però dei cambiamenti ci sono stati. Sì, buongiorno a tutti. Il contante per l'italiano è ancora qualcosa di intimo, di vicino, di fisico, però questi mesi ci hanno insegnato tante cose. Ci hanno insegnato che ritrovati nelle nostre mura domestiche abbiamo dovuto comunque affrontare il mondo degli acquisti, gli approvvigionamenti per la casa. E quindi la cosa più caratteristica è stata che parecchi italiani, e mi riferisco a oltre 2 milioni di italiani, si sono ricordati di avere nel portafoglio la carta per andare su internet. Quindi erano già equipaggiati, ma per mille ragioni non l'avevano ancora provato. E quindi il primo degli elementi che abbiamo registrato durante questa pandemia è stato l'avvicinamento di questi nuovi utenti, che quindi hanno finalmente utilizzato della capacity che avevano già in tasca, che non li tenevano ferma inutilmente. Tant'è che nei mesi proprio di lockdown abbiamo avuto delle giornate in cui i volumi di acquisti su e-commerce hanno superato, per darvi un'idea, quella che è la giornata tipica di dicembre del Black Friday, a fine di novembre, quando si fanno la corsa agli acquisti, soprattutto digitali. Quindi questo è stato sicuramente il primo elemento. Ma tornando un po' all'invito che mi ha fatto sul contante, abbiamo registrato anche tante altre belle informazioni che abbiamo soprattutto certificato con delle interviste quando il lockdown è terminato. Abbiamo chiesto ai consumatori se avessero usato di più la carta e oltre il 70% dei consumatori ha confermato di avere utilizzato maggiormente la carta, il 70% ha detto di averla usata contactless, ma questo ormai nel nostro paese fortunatamente è una realtà, ma soprattutto abbiamo registrato che un italiano su quattro degli intervistati ha detto che non tornerà all'uso del contante. Una parola grossa, magari usata dopo 2 mesi di pandemia, di chiusura totale, ma sicuramente è un bel messaggio. Come dico io, sono stati forzati a provare la vita senza contanti. Se vi ricordate le vostre esperienze personali, quando uscivamo di casa per andare a fare la spesa, vedevi all'inizio gente che andava a mettersi in coda al bancomat, cioè prelevare all'ATM, toccando i tasti di una tastiera che aveva appena toccato qualcuno prima per prelevare dei soldi che di per sé possono essere un veicolo anche di contagio per andare poi a fare la fila al supermercato, riutilizzarli e impiegare più tempo alla cassa. Ecco, nei supermercati e nei negozi poi invece hanno detto: ma perché devo fare la coda prima per prelevare dei soldi quando di nuovo ho la carta in tasca e quindi la utilizzo di più? E qui per essere puntuali abbiamo registrato dati molto importanti perché i grandi esercenti dove l'utilizzo della carta era già ben avviato hanno avuto un incremento di 20 punti rispetto a quello che avevano prima come quota di contante. Ma la notizia bella è che onestamente in settembre gli stessi grandi esercenti hanno confermato che la penetrazione delle carte sul contante è oltre il 60%, quindi questo è un passaggio epocale. Pensate che in Italia ancora siamo al 75% come media di utilizzo del contante verso la carta. Qui stiamo dicendo che a settembre negli esercenti grandi la penetrazione della carta invece è arrivata al 60%, quindi un passaggio molto importante, che ha cambiato molto le abitudini e che quindi ha cambiato anche il percepito della paura di indispettire il cassiere, no? Nel chiedere magari di utilizzare la carta o per un piccolo importo o per la vita quotidiana. Invece hanno capito che effettivamente
era un gesto facile, un gesto sicuro e soprattutto ben voluto anche dal cassiere che stava dall'altra parte, che non aveva voglia di averti di fronte a contatto per tanto tempo. E anche Però forse ovviamente. del resto, perché la semplicità, lei ha usato questo termine, della semplicità che è il vero cambiamento. Devo dire, il numero che ci ha dato prima mi ha un po' sorpreso, cioè 2 milioni di carte erano in qualche modo dormienti, erano una possibilità di utilizzo che solo il fatto di essere forzati, perché appunto non ci si poteva muovere, ha accelerato. Questo possiamo definirlo anche un salto culturale, perché io ho la sensazione, Decisamente. rispetto all'utilizzo, dei sistemi di pagamento digitale, che c'è un fatto tecnologico, quindi chi è più intimorito magari dell'impiego, e poi un elemento anche, di fiducia e di sicurezza. Questo sta piano piano cambiando. Ha la stessa sensazione lei oppure no? Decisamente, le carte non erano, quei 2 milioni di carte non erano dormienti in generale, erano dormienti sull'e-commerce, dove c'era ancora molta diffidenza. L'italiano infatti ha usato per tanto tempo e continua a utilizzare anche la carta prepagata per andare su internet perché si sente più sicuro, ma sono equivalenti entrambe le soluzioni e sei sempre rimborsato in caso di incidenti. Ma il cambio epocale di atteggiamento lo confermo appieno. E questi passaggi verso la digitalizzazione che noi continuiamo a spingere, su cui investiamo, che noi, per fare sì che la vita sia sempre più facile per le smart city, lo smart citizen, abbiamo implementato tante novità dalle metropolitane che ormai non sono più una novità e che sono presenti in tutto il territorio italiano, fino ai pagamenti al tavolo per agevolare gli esercenti. E velocizzare i tempi di pagamento, di divisione del conto, di nuovo senza andare alla cassa e senza avvicinarsi con rischi di contagio. Quindi sicuramente tutto questo sta avvenendo, ma la sicurezza e la facilità d'uso sono i prerogativi alla base di tutto questo. È inutile pensare che una tecnologia nuova, che non sia facile o che non sia sicura, può andare a funzionare un mese, ma poi l'italiano l'abbandona subito. Quindi il nostro lavoro è garantire facilità e velocità d'utilizzo con la massima sicurezza. Quindi tutto il mondo della cyber security, dell'intelligenza artificiale è la base del pagamento digitale. Pensate ai casi in cui la carta non solo l'avete sul telefono, l'avete sull'orologio, ma l'avete registrata sui grandi merchant, di pagamenti ricorrenti o di abbonamenti. E vi dimenticate anche quale carta ci sia, quindi abbiamo sviluppato addirittura il Sonic Brand proprio per ricordarti ogni volta che fai la transazione che l'hai fatta con una nostra carta. Ma questo ti serve anche a ricordarti che hai fatto il pagamento e quindi l'app poi della tua banca te lo ricorda, te lo fa vedere subito, perché siamo in un mondo dove abbiamo registrato le carte in diversi siti e quindi il nostro lavoro è anche far sì che tutte le volte che poi stai chiedendo transazione, il consumatore possa vedere l'immagine della sua carta piuttosto che sentire il suo suono, in modo tale che sia sempre tranquillo e sempre consapevole di quello che sta Che sta facendo. Quindi facendo quello che dobbiamo velocizzare il mondo, ma renderlo sicuro e consapevole. lei a un certo punto ha accennato una cosa agli esercenti che sono poi l'altro lato del consumo, cioè dove si compra. Nella fase acuta della crisi i consumatori hanno scoperto la carta, ma anche gli esercenti l'hanno scoperta come metodo per farsi pagare in modo più semplice e più sicuro. E forse anche cominciare ad accettare pagamenti più piccoli, no? Che era la grande questione del passato, ha fatto fare un ulteriore salto. Lei che dice? Assolutamente sì, già stamattina qualche collega, tra cui Sant'Ambrogio, hanno evidenziato come tutti gli esercenti, piccoli e grandi, si sono dotati di questi strumenti durante la fase di lockdown e si sono dotati in due modalità. La prima scaturita proprio dal consumatore. Il consumatore si è trovato in situazioni in cui magari i grandi retailer erano andati sotto stress con gli ordini di approvvigionamento a casa e quindi hanno riscoperto che
sotto casa c'era un negozio, un ortofrutta, una macelleria, un salumiero, quello che sia. E quindi hanno iniziato a chiamare e a dire: ma tu consegni a casa? E giustamente, come è stato detto stamattina, sì, avevano i garzoni, ma non avevano la possibilità di farsi pagare, no? E quindi abbiamo lavorato con gli acquirer italiani, quindi le strutture che danno la macchinetta, il POS agli esercenti, per far sì che arrivassero i POS mobile in maniera molto veloce come distribuzione. E quindi avete visto persone che arrivavano in casa con un piccolo oggetto oppure con lo stesso telefono che accettava la carta, ma li abbiamo anche dotati di pagamento tramite un link generato da un'email. Quindi abbiamo fatto sì che anche il piccolo esercente potesse accettare le carte e iniziare a convivere con le carte. Questo è un passaggio molto importante, che è stato poi confermato anche nel mese di agosto dal come il consumatore si è mosso all'interno dell'Italia. Diamo per scontato che sono rimasti quasi tutti in Italia, l'avete visto, è stato detto moltissimo, ma quello che è emerso è che invece magari della grande catena alberghiera hanno scelto la piccola struttura più familiare per essere con numeri minori o il piccolo albergo, così come il piccolo borgo. E quindi anche il piccolo borgo e il piccolo albergo si sono poi strutturati in modo tale da gestire questo flusso di carte. Quindi direi che siamo andati di fronte a una situazione decisamente di volano positivo che penso non tornerà indietro. La collega prima di me ha accennato anche al supporto del governo, ed è vero, essere in una nazione che ama il contante, ma che finalmente gli operatori come noi hanno predisposto il tessuto e le infrastrutture in modo da rendere facile, veloce e sicuro i pagamenti. Il governo che inizia a spingerli con risparmi che vanno su tutto o benefici che vanno su tutta la filiera, quindi sul consumatore, sull'esercente e su chi gestisce il flusso, è sicuramente un buon passo. Io penso che possiamo essere fiduciosi che effettivamente il pagamento digitale diventi sempre più l'amico dell'italiano. Il provvedimento del governo, mi permetto, la formula cashback è un poco complicata, si poteva utilizzare magari anche la parola rimborso che piace. La cosa che mi ha colpito, oltre al fatto che l'entità può arrivare fino a 3.000 euro, la cosa interessante è che ho visto il fenomeno è che poi tra i gruppi che offrono questo servizio è partita anche una bella competizione. Quindi è un caso in cui il governo introduce una norma che agevola o incentiva l'utilizzo della carta e poi il mercato fa la sua parte. Il mercato si adegua sempre alla domanda, se ci sarà più movimento sicuramente ne avranno beneficio tutti quanti. Ricordo comunque che da sempre l'Italia è una delle nazioni con i costi di accettazione di carte più bassi in Europa e la diffusione dell'accettazione è anche molto molto ampia. Quindi è proprio un'abitudine che dobbiamo andare a migliorare. Mi viene sempre da ridere quando si chiede magari a qualche esercente o qualche taxista quanto paga di commissione, poi nella realtà ormai da tanti anni è una minima quota ad valorem, e quindi non c'è nessun impatto. La dimostrazione è che puoi pagare il biglietto di una metropolitana con la carta ed è ben accetto, e ci sono investimenti in tecnologia per rendere i tornelli abilitati. Quindi vuol dire che anche il piccolo importo sta in piedi anche con l'intervento di un pagamento digitale. Io la ringrazio molto per insomma, questo quadro che ci ha offerto e soprattutto diciamo, delle considerazioni relative alle modalità di comportamento degli italiani, perché penso che l'elemento culturale su tante cose conta molto di più dell'elemento tecnologico semplicemente. E quindi mescolare questi due pezzi insieme nelle riflessioni che ci ha offerto è stato molto interessante. La ringrazio molto di aver partecipato a questa nostra conversazione. Arrivederci. Grazie a voi, buona giornata.